Il premio speciale della giuria La Calura è stato assegnato alla poetessa Anna Maria Breguglio. Intanto ti do il benvenuto, benvenuta Anna Maria. Ci ritroviamo per il secondo anno, fra l'altro tu hai intervistato l'anno scorso. Con quale poesia stasera sei stata premiata? Questa sera sono stata premiata con la poesia Madonnuzza delle Grazie. È una poesia che ho dedicato ad una Madonnina che si trova nel mio paese, in una chiesula del mio paese, alla quale sono molto legata e che in momenti della mia vita mi è stata molto vicina, e per cui è venuta fuori questa poesia. Madonnuzza delle Grazie, a te vengo umilmente, sguardo infinito di grazie, dolcissima celeste del cielo, fra le stelle più brillarelle sei tu splendida e divina. Occhi illuminanti, salvezza dello spirito, spandi nell'aria la tua luce, nel buio del cuore penetri e ne palpi il suo tremore. Dolce regina, pietosa, miracolosa, scialle stellato, con una corona di fede in te i pensieri in cielo incoroni. Sei tu, eterna creatura, che porgi su noi mortali il manto di misericordia, accogli di noi le suppliche, anime inutili, voci angeliche. Bellissima, una poesia che sposa la fede, che lancia un messaggio di fede, e la poesia ne è fra l'altro uno strumento essenziale per divulgarla in questo periodo triste fra l'altro che stiamo vivendo. La fede, diciamo, è un'ancora di salvezza. La fede aiuta molto, credere e credere nella fede aiuta a trovare la speranza nel mondo in questo momento appunto difficile. Ne siamo appena usciti da un momento molto brutto che ha visto l'umanità soffrire, e infatti da quel momento il mio cuore si è aperto, ha trovato dentro di sé una risorsa che è la poesia, ho scritto anche un libro. Un libro che porta come titolo Ogni alba sempre il suo sole. L'avevi annunciato fra l'altro l'anno scorso con la casa editrice Cartago Edizioni, che potete trovare sui social, su Amazon, IBS, Feltrinelli, o contattando appunto la casa editrice Cartago Edizioni, o contattando anche l'autrice. Quindi grazie Anna Maria, continua a regalarci emozioni scrivendo queste tue meravigliose liriche. Grazie. Grazie a te.